Giovanni, non con le percosse, ma con la carità dovrai conquistare i tuoi amici. Insegna loro a fare il bene e ad evitare il male. Chi siete voi che mi domandate cose impossibili? Io sono un ragazzo povero e ignorante. Questa sarà la tua maestra. Sotto la sua guida diventerai sapiente. Giovanni, guarda. Ecco dove dovrai lavorare. Ciò che ora succede tra questi animali, tu lo otterrai per i miei figli. Vado con i miei amici alla piana a giocare. Sì, Giovanni, state buoni. Sei pronto, Giovanni? Tira! Pronto! Oh, Giovanni! Un giorno o l'altro, torni a casa senza un occhio. Tra quei ragazzi c'è qualcuno che non mi piace. Non puoi evitarlo. Se lo volete, sì che lo posso, mamma. Ma ho capito che quando ci sono io che li diverto, stanno più buoni, non bestemmiano. Con il buon esempio si semina il bene, ma ci vuole anche prudenza. Ecco fatto. Ora vai a chiudere le galline. E chiama i tuoi fratelli. Ne volete ancora, nonna? No, sto bene così. Volete un goccio di vino? No, Margherita. Sei tanto buona tu. Pensa ai ragazzi. No, loro sono uomini ormai, sanno arrangiarsi. Ma sono i tuoi figli. Io e voi siete la mamma del loro papà. Che differenza c'è? Povero Francesco, quel benedetto figliolo. Non doveva morire. Morire così presto. Dobbiamo accettare la volontà del Signore. Prendete, ecco il vostro rosario. State tranquilla. E pregate un po' anche per noi. Che temporale! Antonio, hai finito di raccogliere il fieno su alla piana? E Dio sia lodato. E tu, Giovanni, hai ritirato le galline? Sì, mamma. Io e te, Giovanni, domani di buon'ora dobbiamo finire di vangare l'ultimo pezzo in cima alla vigna. E se piove? E se piove, tu studi. Antonio finisce di accatastare la legna sotto al portico e Giuseppe, tu Giuseppe, lui penserai... Lui studia e noi qui a sgobbare. Antonio, non voglio che tu... E che cos'è che vuoi da me? Ma Antonio... Lasciami stare, madrina. Ma che no, non ma che cosa dici, Antonio? Non dire così. Io sono la tua mamma, non la tua matrigna. E tu sei mio figlio. Fin da quando papà Francesco ti ha affidato a me. E come a un figlio ti voglio bene. Perdonami, mamma. Dino, ma sognavo altre cose. Quando portavo la mia mucca al pascolo, avevo sempre con me qualche libro che leggevo avidamente. Antonio, mio fratellastro, lavorava molto, ma era un carattere chiuso, appartato. Odiava i libri e riteneva lo studio tempo rubato al lavoro. Era molto difficile vivere con lui. Non ce li hai i libri oggi? Io sono diventato grande e grosso senza tanti libri. Anche il nostro asino è grande e grosso. Basta, smettetela, sempre a litigare voi due.
Dai, Giovannino. Adesso è ora di andare a dormire. Hm? Ancora una pagina, mamma. Ancora una pagina, mamma. Tanto c'è Antonio che lavora, eh? Giovannino, ricordati che sì. Dio non ci abbandona mai. E adesso vai. Ciao. Ho lasciato mia madre e la mia casa con un nodo alla gola. Ho vagato per la campagna tutto il giorno, fino a che non mi sono trovato alla cascina Moglia. E tu chi sei? Mi manda mia madre, Margherita Bosco. Se avete bisogno di un garzone, io... Oh, povera Mastà. Luigi è il figlio di Margherita, chiede un po' di lavoro. Possiamo tenerlo con noi? Ma non è questa la stagione per prenderlo. Oh, ma Porcita, fa tanta pena. E va bene, allora fa tu che grazie, sei. Luigi. Come ti chiami? Giovannino. Su, vieni, Giovannino, che ti do subito qualcosa di caldo. Avrai freddo con tutta la strada che hai fatto. Vedrai, qui starai bene. Mamma... Una soluzione c'era. Andare a scuola a Chieri. Ma dove trovare i mezzi? Mia madre non osava dirmelo, ma io avevo capito. Non mi restava altra scelta che chiedere aiuto a parenti e vicini. Sì, ho chiesto l'elemosina, ingoiando vergogna e lacrime. L'elemosina di porta in porta, ringraziando per un pezzo di pane, una manciata di farina o qualche soldo. E sono andato in città. In quel 1831, Chieri era un centro commerciale e artigianale di tutto rispetto. Capito, ti ringrazio. A scuola me la cavavo bene. Grazie adesso anche alla mia buona memoria e a un po' di astuzia. Vediamo un po'. Bosco, alzati in piedi. Comincia a leggere la vita di Annibale dal De Viris Illustribus. Avevo dimenticato il libro di lettura latina e fingevo di seguire Annibale, la lezione sul testo di matematica. Cartaginensis, si verum est quod nemo dubita tut populus romanus omnes gentes virtute superarit, non est inficiandum Annibalem tanto prestisse ceteros imperatoris. Promosso, intelligente, amico di tutti. Ma poi, io voglio farmi prete, ma non vedo un segno. Mio Dio, una prova che... Nessuno che parli di vocazione, di vita santa, nessuno che mi indichi la strada. Non riuscivo mai a dire di no ai miei compagni quando mi chiedevano aiuto. Quasi tutti in me avevano grande fiducia e bastava lanciassi loro un'idea per averli tutti dalla mia parte. Grevelin, attento, l'ultima è sbagliata. Bravo, Bosco, un bel esempio. Ragazzi, ho da proporvi una cosa meravigliosa. Con Michele, Antonio, Mario e Alfredo ho intenzione di formare, con tutti quelli che vorranno unirsi a noi, una banda di scalmanati. Allora, ci state? Bene, una delle condizioni più importanti è essere sempre allegri. E questa banda la chiameremo la Società dell'Allegria. Il regolamento è molto semplice. Punto numero uno, non fare mai del male a nessuno e niente discorsi cattivi. Punto numero due, perseverare sempre nei propri doveri scolastici e religiosi. Punto numero tre, essere sempre molto allegri! E ora sputerai il fuoco dalla bocca come un drago! Ora! Ora
signore e signori, la più grande attrazione di tutto il mondo! Con i bastoni! Ehi, ragazzi! È l'ora della funzione! Questo pagliaccio mi sta rovinando la società dell'allegria. Bisognerebbe che qualcuno lo sfidasse e lo battesse. E chi lo batte? Io non mi sento per niente inferiore a lui nella corsa. Allora dai, Giovanni, cosa aspetti? Signori, questo studente contro un atleta professionista. Una sfida! Signor Saltimbanco, qui c'è qualcuno che è più bravo di lei. Chi è che osa sfidarmi? Sono io. E in che cosa mi sfidi? Nella corsa. Tu osi sfidare me? Sì. Ma sei pazzo! E nella corsa? Sì. Benissimo! 20 lire a quello che arriverà per primo. Siete d'accordo? D'accordo! Senti, d'accordo, sei stato bravo, mi hai battuto. Queste sono le tue 20 lire. Grazie. Ora scommetto 40 lire che salirò più in alto di te su quell'albero. Ci stai? Ci sto. Il saltimbanco, con forza non comune, riesce a raggiungere un'altezza considerevole. Una sciarpa rossa segna il suo punto di arrivo. La giovane pianta, per il peso, oscilla. Sicuro di sé, il saltimbanco scende spavalto a terra. Thank you.
aspetta un momento. Senti, sbruffone. Adesso ti pago quello che abbiamo stabilito per la scommessina di prima. 10, 20, 30 e 40. Ora scommetti per chi salta quel fosso. E quanto? 80 lire. Per Bacco. Ragazzi, andiamo! Ah, dobbiamo saltare dall'altra parte. Sì, e senza toccare là. E in che punto? Ti va bene lì? Sì, va bene. E questa volta comincio io. Sì, comincio pure. Fate largo, ragazzi. Con gli amici della Società dell'Allegria non potevo assolutamente annoiarmi. Cacciavo dentro la mia tristezza e mi scatenavo con loro nel gioco, nel teatro, nella musica. E loro mi seguivano. Aspetta, ti faccio vedere io come si fa. Questa era la mia giornata, dalle 5 alle 8 dal fabbro. Poi greco e latino per almeno 2 ore. No, devi piallarla tutta. Il falegname mi aspettava alle 4, fin verso le 8 di sera. Fino in fondo. Poi letteratura italiana e aritmetica. Panettiere e pasticcere al caffè Pianta. Potrei avere un avvenire assicurato. Oh, come va, Felice? Lamento, non è un Mario, zanetto. Eccolo qui il sognatore. Tra bottiglie e bicchieri, vino, pacche sulle spalle fino a tarda notte. E in più qualche buona mangia. Allora fuma sempre tre. Lo studente, il migliore della classe. Eccolo perfettamente realizzato. Un quarto di Barbera servito da un esperto di Cornelio nipote. Al caffè Pianta dormivo in un sottoscala, su un pagliericcio troppo corto. Accanto c'era il forno della pasticceria, così mi scaldavo. Ma il sottoscala era talmente stretto che mi sentivo soffocare. Ero tentato di lasciar perdere tutto. Ti prego, signore, dimmi che cosa vuoi da me. Mamma, non ce la faccio più. Rende partecipe del suo tormento l'amico Comollo, che ne parla con lo zio parroco. Si confronta con il suo giovane confessore. L'intuizione di un suo carissimo amico, Ebasio Savio, gli suggerisce di andare a Torino da Don Cafasso, il prete della Forca, considerato uno dei migliori direttori spirituali. Giovanni è tutto concentrato nel suo problema. Ha la consapevolezza che ormai sta giocando l'ultima carta. Don Cafasso lo ascolta attentamente. Ho lavorato giorno e notte, ma ora ho pensato di rinunciare. Sono momenti di sconforto che si superano soltanto con la preghiera. Sconforto, Giovanni. Proprio così. Entra in seminario. La divina provvidenza ti farà conoscere ciò che vuole da te. Ma io non ho i mezzi, non so come mantenermi. Per il denaro sta tranquillo. Qualcuno provvederà. Finalmente Giovanni aveva trovato la chiara risposta alla sua lunga ricerca.
Il Signore ti svesta dell'uomo vecchio con le sue abitudini. Ecco il sarto sognatore e il suo abito di sogno. Un vestito nuovo. Il Signore ti vesta dell'uomo nuovo cresciuto nella giustizia, nella verità, nella santità. Giovanni. Mamma. Giovanni. Tu hai vestito l'abito del prete. Ricordati però che non è l'abito che fa l'onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dei dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare quest'abito, posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete. Mamma, io ho sofferto tanto. Anch'io. Anche tua madre ha sofferto, ma non è questo. E adesso ascoltami. Se Dio vorrà, tu sarai prete. Ricordati, essere prete significa cominciare a soffrire. E ricordati anche che se mai ti accadesse la disgrazia di diventare ricco, io non entrerò mai nella tua casa. Sì. Grazie, mamma. È il 5 giugno 1841. Giovanni è sacerdote.